Bentrovati a tutti ad un nuovo appuntamento con gli approfondimenti di BioBlu. Continuiamo a parlare di quello che è accaduto in questi giorni, in particolare della conferenza stampa di Mario Draghi che ha annunciato l'introduzione del Green Pass. E lo faremo con un ospite in collegamento, il professor Carlo Lottieri. Buongiorno. Buongiorno, grazie per l'invito. Ecco, Carlo Lottieri, lo ricordo, filosofo, professore di filosofia del diritto all'Università di Verona e filosofia delle scienze sociali all'Istituto di Filosofia di Lugano. Allora, professore, io inizierei questa nostra chiacchierata ripartendo dalla conferenza stampa di Mario Draghi. Perché? Perché si pongono essenzialmente tre cose. Dunque, dalle parole di Mario Draghi si deve presupporre che, uno, esista una pandemia. Due, che i vaccini sono davvero una risposta efficace a questa pandemia. E tre, che lo Stato possa arrogarsi il diritto di interferire, oltre quello che gli è permesso dalla Costituzione, nella vita dei cittadini. Allora, per quanto riguarda il primo punto e il secondo punto, credo che ci sono stati tantissimi interventi di medici, scienziati, che hanno messo in discussione questi due aspetti. Però l'ultimo aspetto è quello che vorrei chiedere a lei direttamente, cioè il fatto che lo Stato a un certo punto comincia ad occuparsi della vita dei cittadini, a limitare la libertà dei cittadini oltre il dovuto. Possiamo soffermarci un attimo su questo punto? Certo, è chiaro che c'è un nesso tra le prime due domande e la terza. Mi spiego, se noi giudicassimo il Covid-19 una sorta di peste, ed è tutto evidente che ho una sorta di Ebola, no? Per fare un esempio più vicino nel tempo, e anzi ancora in me drammaticamente presente in certe aree del mondo, è chiaro che anche la terza questione si porrebbe in una luce diversa. Io credo in realtà che ci sia stata una eccessiva drammatizzazione in merito al Covid e che in realtà a questo punto si tratti appunto di un problema che ha individuato tutta una serie di cure molto ragionevoli e che hanno una loro efficacia, per cui davvero c'è da porre attenzione su quella che lei appunto poneva come terzo quesito, e cioè se di fronte a una realtà come quella del Covid attuale, di fronte alla situazione delle terapie intensive, ai morti e così via, abbia senso l'introduzione di questo obbligo vaccinale camuffato, perché di questo si tratta. Di fatto è, come dire, l'adozione dell'obbligo naturalmente mascherata dal fatto che viene lasciata al cittadino la possibilità di non vaccinarsi, ma questo comporta per certi aspetti l'esclusione dalla vita sociale. In qualche caso può rappresentare addirittura la perdita del posto di lavoro, almeno nelle minacce e via dicendo. È chiaro che tutto questo è inammissibile. La nostra stessa Costituzione fa riferimento al diritto di curarsi, ma soprattutto una cosa che va messa in evidenza è che, ahimè, c'era anche prima del Covid una domanda di pandemia. Cosa intendo dire? Intendo dire che da certi punti di vista, per la classe politica, una situazione come questa è quasi perfetta, perché permette di intervenire con enorme facilità in ogni ambito, permette di dilatare la quantità di moneta, come stanno facendo in ragione appunto dell'emergenza, permette di eliminare una serie di misure di controllo per quello che riguarda la spesa pubblica, l'efficacia, la correttezza e via dicendo, e permette appunto di introdurre una logica biopolitica, cioè di controllo delle nostre vite, che è inaccettabile per una società libera. Il fatto che la questione giuridica non venga quasi considerata e che nel dibattito pubblico ci siano quasi esclusivamente voci di medici e virologi, deve preoccuparci. Questa alleanza tra una scienza che non ha più quasi dibattiti al proprio interno, perché le voci discordanti vengono squalificate, perfino in qualche caso di premi Nobel, salvo poi scoprire che le loro affermazioni non erano poi del tutto infondate. Quindi una scienza, come dire, ridotta a scientismo, ridotta una sorta di religione, e la politica, questa alleanza è un'alleanza terribile. E un dato che a me preoccupa tantissimo è anche il fatto della tracciabilità, perché il pass prevede appunto questo. Noi con il pass
dovremo, chi lo farà, chi accetterà questa logica, utilizzare questo strumento per entrare in attività, per andare al lavoro e via dicendo, e quindi ci sarà qualcuno che controllerà tutti i momenti della nostra vita. Non credo che sia compatibile con un'idea di società libera. Secondo lei si sta andando verso un cambio di paradigma dello Stato, cioè quello Stato che affondava le proprie radici sulla Costituzione, che ha fatto appunto dello Stato nazionale il suo simbolo, ma sempre garantito in qualche modo da queste Costituzioni che a volte erano anche un po' esaltate più dell'inverosimile, si sta cambiando paradigma in questo senso, cioè sembra quasi che le Costituzioni non abbiano più valore. Lei diceva prima anche la questione delle leggi, cioè si va avanti a colpi di DPCM. Ecco, c'è un cambio di paradigma che sta avvenendo in questi ultimi tempi proprio su come si intende lo Stato? Non c'è dubbio, c'è un dato che è molto interessante a mio parere. Questa è la prima vera pandemia che ha avuto luogo in una società di welfare, cioè in una società in cui lo Stato, ormai da decenni evidentemente, si è autoattribuito il diritto e il dovere di prendersi cura della nostra salute e soprattutto, questo è un punto cruciale, considera la società non già come un insieme di individui, ma appunto come una collettività. Questo è un punto cruciale. Recentemente nel dibattito svizzero, che è molto più aperto del nostro per tutta una serie di ragioni, ho visto sottolineare questo tema che manca del tutto nel dibattito francese italiano, cioè il contrasto tra il bene collettivo e il bene del singolo. È chiaro che la pandemia ci mette in una relazione molto particolare gli uni agli altri, noi scompariamo come singoli e quindi anche parlare di diritti a questo punto non ha più senso. Chi invoca un qualche diritto alla cura e quindi anche alla non cura viene subito, come dire, classificato come antisociale, privo di responsabilità civica. Perché? Perché c'è la collettività che prevale rispetto al singolo e quindi chiaramente c'è il bene comune che prevale rispetto alla libertà individuale. Ed è evidente che costituzioni come quelle del Novecento, come la nostra, che sono state, come dire, elaborate in una fase nella quale la dimensione della società prevaleva su quella del singolo, non erano più a tutelare i diritti del singolo, ma erano invece a definire il potere, la sua capacità di intervento nella società, stanno, come dire, perdendo sempre più la loro capacità di tutelarci, perché anche quei articoli che pure ci sono, che farebbero appunto riferimento ai diritti individuali, si fa espressamente riferimento nella Costituzione al diritto appunto della libertà di cura, di fatto vengono appunto evitati, vengono ignorati, e quindi siamo in una situazione davvero nuova. Siamo sempre più appunto una collettività gestita come tale, e i singoli che protestano vengono appunto visti come dei disturbatori. Anche significativo come nel dibattito recentemente si è emersa la tesi che i cittadini serie B, cioè quelli che non si vaccineranno, secondo tanti non dovrebbero avere diritto alle cure sanitarie. Quello che io ritengo a questo riguardo è che questa è una tesi che si può anche difendere, ma una condizione che queste persone vengano esentate a questo punto dal contribuire alla spesa della sanità pubblica. Cioè, se io cittadino non voglio essere vaccinato perché ho delle perplessità di fronte ai vaccini in merito al fatto che sono stati introdotti così velocemente, oppure perché sono molto giovane e ritengo di non avere grandi rischi, oppure perché sono una persona molto accorta e quindi ho dei comportamenti responsabili nei riguardi del prossimo e quindi non mi ritengo, diciamo così, è una persona che va a infettare gli altri, ebbene, non mi curate nel caso in cui abbia dei problemi, va bene, allora però mi date la facoltà di utilizzare le mie risorse per curarmi da me attraverso una sanità privata. Non succederà questo naturalmente, anzi quello che vedremo è appunto un rafforzarsi del potere pubblico con la scusa della salute, un potere che sfrutta naturalmente la paura e che esagera
la situazione attuale. Non a caso si parla sempre del numero dei contagi, non invece del numero delle persone che muoiono, delle persone che si trovano appunto in ospedale. E questo perché si vuole appunto tenere viva l'attenzione, alta la tensione su un fenomeno sanitario che non è così grave come invece viene presentato. Ecco, lei dice una cosa interessante, perché è chiaro che sembra quasi un paradosso. Uno Stato che crea, che categorizza i cittadini in serie A e serie B, però poi pretende da quelli di serie B, che sono ghettizzati, che paghino le tasse e vadano a finanziare quel sistema che però li esclude. Ecco, questo è un po' una situazione, così dire... Certo, è così, non è qualcosa di assolutamente nuovo. E lei pensi alle persone che per ragioni di vario tipo, per ragioni culturali, religiose, non vogliano, come dire, subire quello che a loro giudizio è l'indottrinamento delle scuole di Stato, o non vogliono, come dire, subire la bassa qualità in qualche caso delle scuole di Stato. Beh, queste persone sono costrette a finanziare l'istruzione pubblica e poi a educare i propri figli con l'homeschooling a casa o attraverso scuole private e via dicendo. È una situazione che conosciamo già. È significativo però che oggi diventi tanto drammatica. Perché? Perché la questione sanitaria oggi è al centro. Cioè lo Stato si sta reinventando a partire da un nuovo concetto di paura. Lo Stato nasce sulla paura, e la paura però in quel caso qualche secolo fa, 5 secoli fa, era la paura della guerra, della morte violenta in guerra. Oggi la paura che è all'origine appunto del nuovo potere statale, del nuovo potere pubblico, è la paura appunto del contagio, è la paura appunto dell'infezione. Però manipolare e sfruttare la paura è qualcosa di assolutamente sbagliato, soprattutto perché a questo punto noi stiamo chiudendo sempre più gli spazi del dibattito, mentre invece abbiamo bisogno di una concorrenza sulle cure, una concorrenza sui vaccini, la possibilità per chi lo vuole di vaccinarsi e di scegliere però il vaccino che preferisce. Quindi non già l'imposizione del vaccino, la facoltà di vaccinarsi o no, e questo perché ognuno di noi deve essere in primo luogo responsabile di sé. E poi ecco, capire anche che, questo secondo me è cruciale, chi per ipotesi fosse un portatore sano del Covid non è un appestato. Ecco, questo è un dato fondamentale. Il Covid-19 non è più, allo stato attuale delle nostre conoscenze, delle cure che sono emerse, non è più, come dire, quella malattia, se mai lo è stata, che un anno e mezzo fa ci è stata presentata. Non dimentichiamoci una cosa, che nel numero dei morti che viene presentato, una parte rilevante di questi decessi sono legati alla mala sanità e non già all'influenza in quanto tale, non già appunto al Covid-19. E quindi non dimentichiamoci anche un'altra cosa, che i dati che fanno dell'anno scorso un anno con un numero molto più elevato di morti, o comunque più elevato di morti rispetto agli anni precedenti, sono molto turbati dal fatto che l'intera sanità è stata squassata da questa emergenza, e per cui abbiamo avuto tante persone che hanno avuto pessime cure avendo problemi cardiovascolari o avendo appunto questioni legate a tumore o ad altre malattie. E quindi ecco, se il Covid-19 non è più, diciamo così, in alcun modo raffigurabile come una peste, non possiamo tenere costantemente sotto stress il nostro sistema sanitario, penalizzando tutti gli altri malati. Ecco, dobbiamo, come dire, poi un altro punto importante, avere uno spirito di tolleranza che manca oggi. Io ho scritto più volte in questi giorni, dove è stato possibile per me scriverlo, perché i giornali oggi fanno fatica a dare spazio a posizioni, diciamo così, di dissenso. Però ecco, noi abbiamo a che fare oggi in Italia con una minoranza. La minoranza è quella di coloro che per le ragioni più diverse, qualche volta per motivi sanitari, altre volte per motivi giuridici, per difendere un principio, rifiutano il vaccino. Ebbene, la tradizione della libertà ha sempre avuto un rispetto fortissimo nei riguardi delle minoranze. Mi sembra che oggi questo rispetto sia venuto meno. C'è anzi una demonizzazione di chi, essendo minoritario, ha una visione diversa, e questo credo che sia inaccettabile. Una battaglia che secondo me tutti dovrebbero fare, anche coloro, come dire, che guardano ai vaccini come alla soluzione di questo problema.
Ecco, secondo lei si sta allargando anche il vocabolario delle minoranze, nel senso che fino a qualche tempo fa le minoranze attaccate, ghettizzate, perseguitate erano altre. Adesso con l'avvento della biopolitica si sta aggiornando anche una sorta di vocabolario delle minoranze. Adesso la minoranza perseguitata è quella di coloro che magari non vogliono vaccinarsi o che hanno dei dubbi sui vaccini o che provano a mettere in discussione l'approccio alla crisi sanitaria. Ecco, si è aggiornato anche il vocabolario delle minoranze in questo senso? Certo, ma il dato cruciale è che io uso questo termine, ma non è un termine utilizzato. Cioè, non viene riconosciuto a colui che non vuole vaccinarsi uno status di legittimità. Questo è un punto cruciale. È un punto cruciale perché quando noi leggiamo un autore fondamentale del Novecento come Carl Schmitt, noi scopriamo che le logiche totalitarie più terribili nascono proprio dal non riconoscimento che un altro ha una visione diversa dalla tua, che può essere magari, come dire, un avversario sul piano delle idee, che sostiene tesi che tu non apprezzi e che anzi contesti, ma che devi riconoscere, che devi accettare in qualche modo, laddove invece qui si vuole in qualche modo eliminare questa realtà, non si vuole fare i conti con essa, si vuole appunto quindi arrivare a una società uniforme in cui tutti siano favorevoli alle tesi di questo o quel guru, che sia Burioni o qualcun altro. Ebbene, non è questa la società in cui voglio vivere. In questi giorni mi veniva proprio in mente un episodio straordinario della storia americana, che anche in qualche modo sintetizzato da bellissime immagini, ed è la vicenda degli Amish, no? Gli Amish che fecero una lunga battaglia contro l'obbligo scolastico negli Stati Uniti, alla fine la loro questione arrivò alla Corte Suprema, infatti questa bella immagine vede appunto questi uomini vestiti appunto come si vestiva nel XVIII secolo fondamentalmente, che salgono le scale appunto del palazzo della Corte Suprema e che ottengono ragione, perché la Corte Suprema dice: ma in fondo questa è una comunità che ha propri valori, è una minoranza religiosa che ha lunghe radici, sono stati molto perseguitati, gli anabattisti in Europa, sterminati, eccetera. Da noi vivono in questo modo, rifiutando la tecnologia, perché dovremmo imporre il nostro modo di vivere a queste persone? Ecco, la battaglia degli Amish ha aperto la strada alla libertà d'educazione in America, ha aperto nuovi spazi per tutti. Io credo quindi che le minoranze siano sempre utili e importanti. Chi dice delle cose diverse, anche quando sono sbagliate, obbliga però, come dire, a riflettere meglio, a studiare, approfondire. E anche nell'errore c'è sempre, come dire, una porzione di verità. Cioè, se non accettiamo questo, se vogliamo davvero arrivare a una società uniformata a partire da un'idea dogmatica di scienza, rifiutando quindi l'idea che la scienza in realtà è sempre un contrasto tra tesi, è sempre, come dire, un dibattito, è sempre un qualcosa di aperto. Bene, se prendiamo questa strada, siamo già sulla china di una società totalitaria. E qui c'è un fattore ulteriore, cioè fino a quando le diversità sono, per esempio, di tipo politico-ideologico, grosso modo si tende ad accettare anche un'opinione diversa, benché non magari non si sia d'accordo. Però in questo caso c'è un elemento, cioè quello del virus, quello della possibilità di infettare e di far morire, diciamo, tra virgolette. Quindi la mancata accettazione, a mio modo di vedere, è a un livello superiore, se vogliamo, perché si inserisce l'elemento della possibilità di contagio, della possibilità della morte, ecco. E quindi l'atteggiamento verso queste persone che la pensano diversamente è ancora più agguerrito rispetto a prima. Lei condivide questa analisi? Certo. C'è anche un elemento inaccettabile di tipo paternalistico, mi spiego, semplifico adesso perché poi c'è un elemento che va un po' a perturbare, ma poi vedremo che non è un elemento, mi pare, decisivo. In fondo, se noi abbiamo una società con una maggioranza di persone che vogliono vaccinarsi sulla base dell'idea che il vaccino in qualche modo è una grande garanzia, e una minoranza invece che non vuole vaccinarsi, molto semplificando potremmo dire che i primi si vaccinino, i secondi non si vaccineranno, ma i secondi in qualche modo non possono arrecare un serio pericolo, no, ai primi, perché i primi appunto sono vaccinati. È ovvio che nessun vaccino protegge al 100%, ma questo allora è un elemento che indebolisce ancora di più l'idea dell'obbligo vaccinale. Certo.
E comunque qua si tratta appunto di, perché questa è l'idea, di imporre un'iniezione a delle persone che rifiutano questa iniezione sulla base di loro convincimenti, che vanno rispettati. Non entro nel merito, non sono un virologo, non è il mio lavoro, ma io vi chiedo semplicemente se noi possiamo immaginare di entrare in casa di persone che non vogliono vaccinarsi e obbligare a vaccinare, oppure se vogliamo con questa teoria del nudging, cioè della spintarella, no, della pressione sociale, pressione giuridico-sociale, creare appunto una doppia società, perché diciamo io non ti obbligo, ma di fatto ti impedisco di avere una vita sociale normale, ti impedisco di prendere un treno, ti impedisco di lavorare, ti metto a rischio il tuo posto di lavoro. Beh, questo è assolutamente inaccettabile. L'elemento che può, per certi aspetti, un po' perturbare tutto questo, accettando comunque l'ipotesi, ammesso non concesso l'ipotesi appunto sostenuta dai fautori dei vaccini, è che ci sono indubbiamente nella società delle persone che magari vorrebbero vaccinarsi ma non possono farlo sulla base di alcune malattie, problema dell'autoimmunità e via dicendo. Bene, però attenzione, qua si tratta appunto di un numero molto limitato di persone che ovviamente devono prendere i loro accorgimenti, ma io mi chiedo, possiamo costruire un sistema tanto poliziesco semplicemente perché esiste un numero così basso di persone e possiamo andare a invadere la vita, la libertà, a negare di fatto la capacità di autodeterminazione delle persone usando questo argomento, evocando appunto questo limitato numero di persone? Proprio oggi ho letto una lettera molto bella di un mio caro amico che è favorevole al vaccino, che se l'è fatto, che scrive al figlio che rifiuta appunto il vaccino, e il padre appunto è una persona che è favorevole ai vaccini ma che non può vaccinarsi a causa di una malattia che lui ha. E però difende il diritto del figlio dicendo dovremmo tenerci a una certa distanza, dovremmo assumere delle precauzioni, ma io chiaramente non posso che rispettare la tua visione delle cose, non posso che rispettare la tua vita, la tua esistenza. Cioè tu non puoi diventare una cellula dell'organismo sociale, perché questo è il punto. Ci sono due modelli di società. C'è una società, un modello di società che pensa ogni individuo come autonomo e quindi da rispettare, dato di un'alta dignità, oppure un altro modello invece che ci guarda appunto come un organismo di cui ogni individuo è semplicemente una cellula. Stiamo purtroppo dirigendoci in questa situazione e lo stiamo facendo in un quadro sociale appunto che sta chiudendo gli ambiti della discussione, perché quello che mi spaventa di più oggi è il fatto che le posizioni dissidenti sono negate nella loro legittimità, non hanno più un'agibilità politica, diciamo così, non hanno più possibilità di esprimersi. Stiamo creando un ghetto per queste persone, ed è molto significativo come le manifestazioni rilevanti dei giorni scorsi siano state da alcuni giornali presentate usando formule di questo tipo, svastiche in piazza Milano, ad esempio, no? Giocando sul fatto che certo che c'erano delle svastiche, ma erano delle svastiche che evocavano appunto il rischio di finire appunto in una situazione in qualche modo latamente analoga a quella della Germania, ma laddove invece questi giornaloni, usando la parola svastiche nei titoli, volevano dire che c'erano delle popolazioni simili nazisti in piazza, che naturalmente è tutto falso. Ecco, professore, lei è uno studioso del pensiero liberale, libertario, quindi come vede il fatto che praticamente quasi tutti i paesi del mondo abbiano, i governi di questi paesi abbiano utilizzato quasi la stessa linea di azione? L'Italia sembra copiare pedissequamente quello che fa la Francia da questo punto di vista. Ecco, da studioso del pensiero libertario, che impressione ha di questo fenomeno globale a livello governativo? Allora, la storia è interessante, la storia della pandemia, perché tutto nasce in Cina. Tutto nasce in Cina e nasce quindi, tutto si sviluppa all'interno di un paese, da un lato, di tradizione comunista,
ma che oggi è un paese molto strano, con un piccolo gruppo di governanti, un partito unico, una dittatura, diciamo, latamente d'origine comunista. E poi il primo paese importante dell'Occidente che viene interessato dal Covid è l'Italia. E l'Italia, in qualche modo, cosa fa? Adotta misure molto simili a quelle che la Cina aveva adottato, cioè quindi a misure di tipo repressivo, autoritario, come un paese di quel tipo non poteva che fare, peraltro in una realtà piuttosto ristretta, perché stiamo parlando di Wuhan, e invece sostanzialmente adotta queste misure in tutta l'Italia, tutto il paese. E quindi crea in qualche modo un precedente, crea una regola che poi viene in qualche modo adottata un po' ovunque, con qualche eccezione naturalmente, la Svezia, qualche stato degli Stati Uniti come la Florida e qualcun altro. Però ecco, questo è un primo problema, cioè che il virus si afferma in Cina e quindi fin dall'inizio come risposta si individua una risposta di tipo autoritario, di tipo similtotalitario, e poi arriva in un paese come l'Italia, che ha una tradizione ben specifica, che ha, ahimè, dato al mondo il fascismo, che ha conosciuto il partito più comunista più forte di tutto l'Occidente, e quindi dove l'idea di libertà individuale, di diritti è molto debole. Questo è un primo punto importante. Che fa parte, credo, del disegno. Cioè noi abbiamo giocato un ruolo pessimo nel puntare tutto sulla costrizione e pochissimo invece sulla responsabilizzazione delle persone, sul confronto, sulla varietà delle soluzioni da adottare. Pensi ad esempio quanto poco si è parlato delle cure, quanto poco si è parlato degli stili di vita, del fatto che è bene non essere obesi, quindi mangiare di meno, mangiare meno zucchero è importante, è bene non fumare, via dicendo. Ok. L'altra questione poi è che, come dicevo prima, c'era una domanda comunque di pandemia, cioè le classi politiche non aspettano altro che delle situazioni nelle quali l'individuo appunto venga semplicemente ridotto al rango di un meccanismo, un ingranaggio del grande meccanismo. E poi, altro elemento cruciale, oltre al fatto quindi che chiaramente per le classi politiche questa è una grande opportunità per espandere il loro controllo, poi c'è un altro dato. Anche nell'ipotesi in cui noi si abbia a che fare con politici, diciamo così, di media moralità, senza troppe ambizioni, ed è tutto evidente che tra il fare e il non fare, anche in assenza di informazioni adeguate, io, diciamo, governatore, presidente, premier, cancelliere, non so bene cosa sia meglio per la mia popolazione, non so se un lockdown o un vaccino siano davvero soluzioni adeguate. Bene, tra il fare e il non fare, a mio parere, è molto ragionevole pensare che il politico sceglie sempre il fare, anche in assenza di conoscenze adeguate. Sì. Perché? Perché una inazione è sempre, come dire, penalizzante sul piano politico. E quindi non mi stupisco se alla fine si è emerso questo conformismo, questa attitudine generale a imporre appunto soluzioni di tipo autoritario che arrivano fino a un sostanziale obbligo a vaccinarsi, violando quelli che sembravano principi consolidati. Sì, questo è assolutamente vero, perché nel caso di Giuseppe Conte lui ha scelto il fare. Oggi c'è una buona parte della popolazione che riconosce a Conte il fatto di aver fatto qualcosa. Se non l'avesse fatto avrebbe perso su tutti e due i fronti, insomma, quelli che non lo amavano prima avrebbero continuato a non amarlo, gli altri che avrebbero potuto accettare il suo comportamento lo avrebbero criticato, quindi questo punto di vista sicuramente è così. Quale si immagina la situazione? Siamo in una fase in cui l'epidemia sta crescendo. Se io non faccio e l'epidemia continua a crescere, ed è chiaro che io sono morto politicamente. Sì. Se io faccio e l'epidemia continua a crescere, io ho sempre una risposta di riserva, perché posso dire che la popolazione
non è stata corretta, ci sono appunto quelli che escono, non rispettano le regole, via dicendo. Sono in una posizione molto più difendibile nel momento in cui ho fatto cose, anche nell'ipotesi in cui queste cose siano inutili o addirittura dannose, perché comunque posso dire, beh, io ho agito. Poi certamente, purtroppo, nella nostra società ci sono tante persone che ignorano la legge. Gli italiani poi hanno questa tradizione di questo senso di inferiorità nei confronti dei popoli ultralegalisti, e quindi hanno maturato questa idea di essere una popolazione anarchica, irresponsabile, che si comporta in maniera del tutto sbagliata, quando non è vero. Io ricordo che ancora prima che venissero introdotti obblighi in questo paese, semplicemente di fronte al diffondersi di certe notizie, c'erano persone che stavano molto più accorte. Io, che viaggio molto in treno, avevo notato che c'erano molte meno persone che viaggiavano, non lo facevano, diciamo, se non era necessario, e quindi paesi che hanno puntato molto di più sulla responsabilità, sulla libera scelta, sull'informazione, sul dibattito, hanno avuto risultati migliori da tanti punti di vista. Io ringrazio il professor Carlo Lottieri per essere stato con noi. Grazie. Grazie a lei per l'invito e buona giornata. Io vi ricordo che tutti i nostri contenuti sono disponibili non soltanto sul canale digitale terrestre 262, ma anche sul nostro sito www.bioblu.com. Non solo le interviste, ma, lo ripeto anche per chi non lo sapesse, i nostri telegiornali. Potete vederli direttamente sul nostro sito. Grazie a tutti, alla prossima.